Per voi stessa anch'io. sicuramente essere riusciti a trattenerla, essere riusciti magari, ove possibile, ad aiutarle a superare anche momenti. Noi abbiamo anche delle imprese che hanno più di 100 anni e questo, devo dire, è veramente elemento di grandissimo orgoglio. E quindi faremo questa raccolta, faremo questo registro, stiamo proprio attivandoci in questi giorni per collegarci anche con non solo le imprese ma anche con le associazioni di categoria per avere questa attenzione, poter collaborare per la formazione di questo registro e poi a settembre, visto che noi abbiamo il settembre castellano, provvederemo in quell'occasione a fare i festeggiamenti e le premiazioni. Comunque penso che fra gli indicatori... Ricorderei che siamo la più antica, 1870. Eh beh, giustamente va rivendicato. Superando tutti i momenti di avversità. L'avevo già messa nel registro, Orsini. Direi che fra gli indicatori che determinano la qualità slow della vita, probabilmente c'è anche quello che in altri posti affligge invece il cittadino, diciamo l'incontro-scontro con la burocrazia, gli enti locali e tutto il resto. Anche qui Castel San Pietro ha messo una marcia in più, perché è diventata sede di un'accademia ANUSC, sarebbe l'associazione degli ufficiali di Stato Civile se non sbaglio, e anche qui insomma si cerca di dare un tocco particolare anche alla burocrazia, dal volto più slow, più umano, è così Assessore? Sì, direi che è un onore avere a Castel San Pietro l'Associazione Nazionale di Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe. Proprio lo scorso anno, a novembre, ha festeggiato i 30 anni d'attività col presidente Pari De Gulini, che purtroppo oggi non è potuto essere qui per un'indisposizione, lo salutiamo dal video, e sicuramente era meglio lui a parlarne che sottoscritto, però siccome ho la delega ai servizi demografici cerco di fare il massimo possibile. Ecco, il 30° compleanno di Anuska è anche coinciso con un libro dedicato al sindaco Danilo Dorici. Per 20 anni sindaco di Castel San Pietro, praticamente il sindaco che in 20 anni ha cambiato il volto alla città dal 1967 al 1987. Dei cambiamenti importanti che ha creduto subito, il primo a credere nell'idea di Pari De Gulini è stato proprio Danilo Dorici, dandogli due piccoli spazi in comune e da lì è nata Anuska. Ora ha una sede nazionale in Viale Terme, nel 2004 inaugurato l'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile Italiana, l'unica in Italia e la seconda in Europa, l'altra è a Bad Salzkirch in Germania, e proprio per questo ci siamo gemellati con questo piccolo comune dell'Assia vicino a Fulda nel 2008, grazie proprio a Gulini che ha su questo tema aperto i canali per il gemellaggio. Noi siamo gemellati storicamente con la Croazia, con Opatia, Lovran, Matuli e Mocenicica Draga, però qui abbiamo aperto un canale proprio nello Stato civile. Perché? Perché è la nostra vita, nascita, matrimonio e morte è l'anagrafe, cioè è lo Stato civile. Quindi si sta cercando di, Anuska sta facendo un grande sforzo a livello europeo con nuovi progetti, di armonizzare anche questo flusso di cittadini stranieri che ci sono, certo. Perché in ogni paese ci sono regole diverse, non ci sono, l'Anuska non c'è in tutte le nazioni, ad esempio in Francia non c'è, e a questo proposito voglio ricordare che proprio a ridosso del 30° convegno nazionale che si è tenuto a Merano a fine novembre, Pari De Gulini è stato eletto nuovo presidente europeo delle associazioni europee degli ufficiali e degli ufficialessi di Stato Civile. Quindi diciamo è per Castel San Pietro questo polo di formazione, quindi non parliamo sempre solo di mangiare o di benessere di quant'altro, no, così, è veramente un polo, certo, di formazione che il Ministero dell'Interno ha in grande evidenza, tant'è che si tengono corsi residenziali a Castel San Pietro con sempre maggiore frequenza, oltre che corsi in tutta Italia che Anuska organizza con le proprie forze e alla sede nazionale naturalmente a Castel San Pietro. Ma spero che in una prossima occasione infatti, il Presidente Gulini possa venire. Noi abbiamo cercato di dare un quadro, però da dire come sempre, esatto, ce ne sarebbe molto altro. Andrea, che cosa c'è rimasto? Beh no, c'è rimasto una cosa, perché c'è un passaggio abbastanza importante, perché è dedicato ai bambini, voi avete anche un carnevale particolare, che quest'anno si tinge anche di tricolore se non sbaglio. Un italiano nel senso che vuole valorizzare le nostre tradizioni e unirci in questa piazza di Castel San Pietro all'insegna del tricolore. La locandina è stata costruita, pensata
da un concorso fatto con i bambini delle scuole elementari, medie, e quest'anno ha vinto una proposta dei ragazzini della scuola elementare. È lo Stivale d'Italia che si presenta e la nostra città diventa una parte dell'Italia. Ecco, vediamo adesso infatti il logo. Insomma, sostanzialmente lo stivale in maschera, come... È uno stivale in maschera. Ma ci sono delle figure tipiche del territorio? Il 6 marzo come appuntamento. Sì, è del vostro territorio, delle maschere. Vedete, noi abbiamo Sgambillo e Pigidoro, che erano dei personaggi un po' particolari dei secoli passati. Erano dei monelli, se voglio metterlo fra virgolette. Cioè realmente esistiti? Veramente esistiti, hanno cercato nei nostri archivi, hanno trovato questi due personaggi, qualcuno beveva un po' di più, qualcuno beveva un po' di meno, erano i monelli delle strade dei rioni di Castel San Pietro, che rappresentano la nostra città e saranno presenti e apriranno il carnevale. Scusi, e le chioccioline? Assieme alle chioccioline slow, che seguiranno sempre questo carnevale. È un carnevale a piedi, è un carnevale sotto i nostri portici, è un carnevale che racconta Castel San Pietro, è un carnevale della città, semplice, però tanto, tanto sentito da tutti noi. Quindi invitiamo tutti domenica prossima, sotto i nostri portici, nella nostra piazza, vicino al Cassero, tutti uniti sotto questo grande stivale italiano. Per accompagnarli ascoltiamo un po' di sì, note, chiudiamo dalla anche banda. Anche Castel San Pietro naturalmente ha una banda, e anche questa è una banda di notevole tradizione, li hanno anche recentemente... Oh, allora sentiamola, sentiamola. Un saluto. Insomma. Note della banda ultracentenaria di Castel San Pietro Terme, noi ci salutiamo ringraziando tutti gli ospiti che in questa piazza virtuale ricreata nei nostri studi questa sera ci hanno fatto compagnia, ci hanno raccontato tante buone ragioni per esserci in un ricco calendario di eventi che animerà e anima costantemente questa città slow, che ha tante cose da dire a chiunque vorrà andare a visitarla. Grazie naturalmente. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, voi da casa per averci seguito.